Buonasera, benvenuti al Maracanà. Siamo qui con il Tottenham dopo la prima vittoria. Finalmente alla settima giornata. Tanto un buon calcio in queste sei giornate. Poi alla settima finalmente è arrivata la vittoria di Capitan Napolitano contro un CSKA Mosca che aveva 12 punti, mi sembra 11 o 12. 12. Contro comunque una squadra buona. Si è visto finalmente, oltre al gioco, finalmente sono arrivati anche i risultati. Finalmente direi, dopo la settima partita. Però va bene, non ci siamo mai buttati giù perché comunque i risultati sapevamo che stavano per arrivare, anche perché i primi tempi siamo sempre sempre chiusi in vantaggio o in pareggio, quindi finalmente è arrivato la vittoria. Avete dato filo da torcere anche al Napoli, forse una delle poche squadre che ha dato filo da torcere al Napoli, però fino adesso ancora pochi, 0 punti fino adesso. Ti sei dato una spiegazione? Sinceramente no, potrebbe essere fisico perché poi nei secondi tempi caliamo, però penso un po' pure la sfortuna, diciamo l'ultima giornata 2-0, 3-2 negli ultimi 5 minuti, quindi forse pure un po' perché non giochiamo mai gli stessi e proprio per questo. Dovete trovare una quadratura, diciamo così. Allora, siamo qui anche con il mio rincapo che ha vinto un buono pizza. Mamma mia! Domo. E vai! Domo, forse credo che cedo a Napolitano, cedo al capitano, cedo il mio buono al capitano Napolitano. Perché credo sia lui il miglior giocatore di questa squadra. È lui quello che ci fa vincere, ci porta avanti, non solo come uomo spogliatoio, ma anche come dirigente, giocatore, tutto. Però devo dire la verità. Si vede tanto Napolitano. Sì. Si vede. Però devo dire la verità, comunque gran parte delle squadre di questo torneo sono tutta alla nostra portata. Perché non vedo un livello proprio. Dico di qualche squadra, non vedo un livello eccelso in tutte le squadre, ma più o meno siamo tutte sullo stesso piano. Quindi penso che se no Napolitano non fa bordelli a portarsi 50 persone sui campi, possiamo dire siamo la nostra sempre in gli Coppa. Stessi e possiamo giocare almeno queste altre due per vincere. Poi vediamo e parliamo alla fine. Finisce l'andata. Si finisce l'andata. Alla nona si ferma il campionato, ci puntiamo alla Check Coppa. Cup. Puntiamo alla Natale con Napolitano. E poi si inizierà dalla decima. Una parola anche a Masi, sì. Ancora contento di aver lasciato Simonelli per Napolitano. Contentissimo. Cognato Simonelli. Speriamo che nelle prossime giornate diciamo questa scelta ripagherà ancora di più e magari di incontrarli in Champions, non so. In Europa League. Lo prendiamo il Milan in campionato. Ci proviamo, purtroppo siamo stati un po' sfortunati in queste prime giornate. Se troviamo continuità. Contro il Napoli, no? Contro di loro ce la siamo giocata nonostante non avessimo il portiere. Ci proviamo. Bene. Vabbè, ringraziamo il Tottenham, lasciamo andare a fare la doccia. Grazie Napolitano. Grazie ragazzi. Ciao, ragazzi. Anche la settima giornata del Trofeo Jack. Ci vediamo settimana prossima per l'ottava, che poi alla nona si chiuderà per la Jack Cup natalizia.